Noi continuiamo ancora a parlare della situazione, della difficile situazione dell'Isola Marconi di Pescara. Questa volta lo facciamo con il collega Luca Pompei, che dovrebbe essere collegato con noi, perché adesso la polemica si sposta anche sui costi legati all'allocazione e alla sistemazione in sedi alternative degli studenti, costi che sviluppano un totale di circa 950 mila euro, mentre si pensa anche a soluzioni alternative avanzate da più parti, che avrebbero potuto consentire anche un risparmio in termini economici. Ne parliamo, dicevamo, con il collega Luca Pompei. Luca, ecco, ti vedo collegato. Allora, di questo, dicevamo, si discute fondamentalmente anche sui social, è così? Sì, Anna, ovviamente di questa vicenda, di questo vero e proprio pasticcio dell'amministrazione provinciale di Pescara, ne abbiamo parlato ampiamente e ti confermo anche la mobilitazione massiccia di lunedì mattina proprio sotto la scuola del Marconi in via da Caramanico a Pescara, manifestazione che sarà animata in particolar modo da genitori e studenti. Ma noi abbiamo voluto così sottolineare questo particolare dei tanti aspetti poco chiari di questa mala gestione della vicenda Marconi. Un atto di indirizzo della provincia di Pescara che impegna 600.000 euro della regione e 350.000 euro di fondi da parte direttamente del MIUR per l'allocazione e la sistemazione delle due sedi alternative in via dei Peligni e in via Volta, nella ex Fater, in via dei Peligni invece presso l'Accademia musicale. Ebbene, 950.000 euro per allocazioni che tra l'altro non sono neanche pronte, addirittura pare che non siano nemmeno iniziati i lavori, pensate, a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico. Questo costringe più di 1.000 studenti a così subire i doppi turni con inevitabili disagi, soprattutto per i ragazzi pendolari. E qui, come dicevi e accennavi giustamente tu, si ricorda un aspetto in qualche modo proposto da più parti, ma inutilmente, cioè quello di realizzare una sorta di prefabbricato, un po' come per intenderci i vecchi MUSP all'Aquila dopo il terremoto. L'area era stata individuata, era quella dell'arca a spoltore e probabilmente i costi sarebbero stati inferiori. Non si è mai capito perché la provincia non ha così preso questa strada per risolvere il problema. Sarebbe stata certamente la strada migliore perché tutti gli studenti sarebbero stati insieme, i professori in un'unica sede, gli stessi uffici amministrativi, e invece si andranno a spendere 950.000 euro per le locazioni in sedi alternative. Bisognerà fare molta, molta chiarezza su come è stata gestita questa vicenda. C'è il rischio di spreco di denaro pubblico e non solo. E così, nel futuro potremmo anche sentirne delle belle da questo punto di vista. Intanto ti ricordo la manifestazione che seguiremo in diretta social lunedì mattina in via da Caramanico a Pescara per la mobilitazione di studenti e genitori del liceo Marconi di Pescara. Te, Anna.